cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è in Orlando, sai, che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà, pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia climber arriverà. Ma va va va, ma va 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 va. Ecco fatto. Beh, è terribile. Lo prendo come un complimento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati su Wesa Twitch. Ma voi non state vedendo nulla. Come mai non state vedendo nulla? Rimediamo subito. Grazie mille di essere connessi. D'altra parte è la prima live e sto tentando cose nuove. Tra l'altro aspettate che sposto un po' la chat. Ah, quindi si può stare un po' più giù? Ok, facciamo così. Allora, io mi sto rincoglionendo con la musica che voi ancora non sentite dello schermo iniziale. Grazie Frabul, bella lì, e grazie dei 44. Aspettate, perché non vedete? Dovreste vedere in realtà. Facciamo un po' di cose diverse, facciamo così, diciamogli di cambiare cosa che sta acquisendo, poi gli diciamo di acquisire quella giusta. Eccoci qua, e poi gli diamo anche audio. Ok, aspettate, dovremmo essere precisi. Benvenuti. Ragazzuoli, sono 10 minuti, forse 15, che sto ascoltando in loop questa musica. Bella, ma io ho assolutamente necessità di superare questa schermata. Poi facciamo un'introduzione, naturalmente. Quindi andiamo in nuova partita. Oh, hey. Hideo Minaba, art director. Ah, Pesis. Image illustration. Yashitaka Amano. Ok. In realtà non godremo del suo lavoro, direi, in-game. Non lo so. Nobuo Uematsu, main reason per cui siamo qui. Pesissimo. È Link's Awakening. Kazuhiko Aoki, Even Design. Stan. Real-time graphics, Akira Fuji. Siamo con la Moguri Mod. Siamo con la Moguri Mod, quindi anche le musiche sono orchestrate. Ok, io non schippo nulla. Non schippo nulla, non so niente, quindi non ho idea di nulla di ciò che stiamo vedendo. Lo prendo per buono. La bonazza del gioco l'abbiamo già trovata. Ricordiamoci che è un gioco del 2000, PlayStation 1. Ok, un bel posticino. Sembra un po' Asgard. Molto bello. La pace, la serenità,
un mondo nel passato che rimpiangeremo o un futuro che conquisteremo? Non lo sappiamo. Qui c'è una sirena alata, una nave volante. Siamo in Final Fantasy. Bam, bam. Ok, con la Moguri Mod, a proposito, abbiamo i filmati a 30 fps. So che è una delle buzz della Moguri Mod. Si vede che nell'originale non lo erano, mi viene da dire. Il personaggio forse principale è la coda. Ok. Ok. Vorrei un momento di stasi per... È buio pesto. Ah, eccoci qua, ragazzi. Direi che qui possiamo forse fermarci un attimo. E non so niente del 9, so che mi è stato detto da alcuni essere il più bello, da altri essere invece più infantile del 10. Non lo so, non ne ho idea. E che cosa volevo dire? Ho intitolato la live Casa Nuova perché è così, perché ci si sente, almeno personalmente mi sento a casa quando gioco a un JRPG a turni. E stavo pensando che in realtà è così, ma credo che il mio primo JRPG a turni sia stato Final Fantasy VII, che giocai nel 98 perché lo giocai su PC. In realtà non sono minimamente cresciuto, non solo con i JRPG, ma non sono minimamente cresciuto con gli RPG. Perché non ero un PC gamer fino proprio al 98, tra l'altro, quando ho preso il mio primo computer per giocare, se non ricordo male, ma direi di sì. E quindi io in realtà sono cresciuto con le sale giochi e Super Nintendo. E voi direte, beh, Super Nintendo, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, no? E tanti altri. Sì, tecnicamente sì, ma assolutamente non da me giocati all'epoca, tutti rigiocati, tutti giocati per la prima volta in modo astuto negli anni successivi. E quindi, però, anche se non sono cresciuto con i JRPG, anzi, è una tipologia di gioco che fino a Final Fantasy VII... Il JRPG a turni è molto molto accogliente come tipologia di gioco, perché a livello di design è una macchina abbastanza pigra, che però può dare, può ospitare una storia, si spera, bella, interessante, dei bei personaggi e begli spunti. Insomma, il 10 era tanta roba, il 7, vabbè, è stato uno dei giochi della mia vita, ovviamente, ma non è solo questo. La componente a turni è, secondo me, uno dei modi più rilassanti per affrontare un videogioco. Non che poi non possano trasferire della tensione, poi qui e lì avranno... Tutti questi giochi hanno qualche momento in cui devi battere un colpo, poi non so, il 7 aveva la barra, comunque era a turni relativamente. Tra l'altro, visto che deve essere così anche questo, perché nella Moguri Mod, volendo, puoi mettere full turni, se proprio mi dovesse prendere bene. Ma comunque... Però è una tipologia di giochi... estremamente comfy, no? e quindi per questo il sentirsi a casa nuova, ovviamente per me, perché un gioco del 2000 per me è nuovo di zecca. e quindi vediamo, siamo più o meno, sarà grosso modo più o meno il canto del cigno della PSX cosiddetta, della PlayStation 1. Non so, magari voi me ne sapete citare qualcuno, non so quali altri grandi grossi progetti siano usciti su PlayStation 1 dopo forse un Gran Turismo, chi lo sa, dopo Final Fantasy 9. Non ho adesso qui nessuna timeline, quindi siamo al canto del cigno di una generazione di videogiochi. In un certo senso non è giusto dire che è la fine di un'epoca, perché in realtà l'epoca finisce con la PlayStation 1. La PlayStation 1, e così con il Saturn e il Nintendo 64, ma volendo anche altri sistemi, volendo anche il Jaguar, la PlayStation 1 demolisce il vecchio videogioco bidimensionale, di fatto, nelle case degli italiani, nelle case delle persone fisiche. E quindi in realtà non è un gioco che finisce gli anni 90 o cosa del genere, ma è un capitolo che va verso una sempre maggiore possibilità di fare queste narrazioni cinematiche incredibili. L'abbiamo poi visto con Final Fantasy X. Ma era comunque un'altra epoca, benché io consideri già la PS1, Nintendo 64, eccetera, roba nuova, e il mondo
inizia a invecchiare nel 1994, come sapete. Ciò nonostante c'è un sapore nostalgico, posso presumere per chi lo ha giocato all'epoca, eccetera. Ma c'è un sapore nostalgico, nel senso che era ancora comunque pienissima epoca in cui il gioco single player era un'esperienza solitaria. Cosa che non è più, se ci pensate. Ci si trovava, si comprava l'oggetto fisico, diventerò anche io un fan dello scatolato, si comprava l'oggetto fisico, che fosse la cartuccia, fosse i CD, perché immagino che sia fatto da più di un CD in originale, e si entrava in casa, se lo si caricava nella console sotto la televisione, si stava sulla propria sedia o poltrona, quello che è, e completamente da soli ci si concedeva, no? Un Final Fantasy o uno Zelda, no? Zelda come A Link to the Past o Ocarina, eccetera. E questo in realtà, se ci pensate, questo gioco appartiene pienamente a quell'epoca, ma è un modo di fruire il videogioco che non esiste più. Nessuno impedisce a qualcuno di farlo, ma praticamente non si fa più, perché oggi il gioco è diventato condivisione. Non mi riferisco alla differenza fra single player e multiplayer, che c'è sempre stata, ovviamente, ma mi riferisco alla condivisione dell'esperienza online. Vivere il videogioco come un'esperienza solitaria, un po' ritirata, privatissima, in cui magari, parlo per me, non avevi neanche veri appassionati di videogiochi con cui parlare. Sì, si giocava tutti i videogiochi, ma veri intrippati, io ero l'unico che conoscevo, me stesso, ok? E quindi magari ti leggevi la rivista, ma era un modo di giocare completamente diverso, di intendere l'esperienza del videogioco completamente diversa. Se voi pensate che Demon's Souls forse è, se posso immaginarlo, forse è il primo single player che davvero, con il discorso del multiplayer vagamente collaborativo, eccetera, anche in realtà a tirare a fregare le invasioni e quant'altro, inizia ad entrare, no, la community nel gioco. I Souls sono così popolari anche perché sono in realtà giochi che, pur essendo estremamente old school, sfruttano intelligentemente l'online e la collaborazione, la possibilità di collaborare fra i giocatori, e poi sfruttano la loro lore tutta bucherellata, l'interpretazione collettiva. Quindi in realtà i Souls, e in più per il loro gameplay, terza persona, è anche un po' rage game, eccetera, eccetera, saranno poi i giochi perfetti per l'era Twitch, eccetera. E qui invece il discorso era completamente diverso. Magari giocavi ai giochi stile Final Fantasy, Final Fantasy VII, eccetera, e poi ti capitava con qualcuno di parlarne, ma così, nell'orale, no? Però iniziavano poi ad arrivare i forum, iniziava ad arrivare tutto. In ogni caso, siamo quindi in vecchia scuola? Presumibilmente sì. C'è Sakaguchi come sceneggiatore director, prima leggevo. Non so se è director o solo sceneggiatore, comunque diciamo che dovrebbe essere la principale mente creativa, direi, correggetemi, di questo gioco. E ovviamente abbiamo Nobuo Uematsu per le musiche, che non è una cosa da poco, non è una cosa secondaria, perché ne abbiamo già parlato di questo, come dire, in questo film le musiche sono di John Williams o di Ennio Morricone, è difficile che sia un aspetto secondario. La mia memoria, sia del 10 molto recente, ma del 7, è ho visti oggi, soprattutto penso alle versioni originali, quasi dei giochi di carta pesta, ma queste musiche sono in realtà fantastiche proprio per quell'escapismo solitario, per cui tu sei lì da solo davanti al tuo monitor, e forse il più grande genio musicale della storia dei videogiochi, forse il più grande, ti riesce veramente a portare altrove, no? Con queste musiche sempre sognanti o trionfali, ma sono trionfali ma sempre un po' malinconiche, no? sono qualcosa di unico, no? E quindi alla fine finiscono per essere spesso, in molti passaggi, la cosa che regge l'esperienza, quando magari non sei più così il lettore ideale. Poi non so come sarà questo gioco, però anche Final Fantasy X, che pure era bello tosto come tematiche, bellissimi passaggi, eccetera, eccetera, aveva dei passaggi un po' più, non voglio dire cringe, ma comunque non era 100% scrittura raffinata, lo era in qualche passaggio, però le musiche erano sempre lì. E quindi, no, non l'ho mai sentito dal vivo. Ho visto, come tutti, su YouTube delle esecuzioni orchestrali delle sue musiche. E quindi niente, queste sono un pochino le premesse mie personali con un gioco che non ho mai preso in considerazione, non ho mai avuto interesse a conoscere, perché per me Final Fantasy VIII fu deludente. Dopo aver amato tantissimo il 7, io droppai molto avanti, droppai Final Fantasy VIII,
non mi piacque. E poi ho un po' perso il gusto di questi giochi, anche perché questo non credo che uscì su PC, o comunque non tanto presto, non mi ricordo, a dire la verità. Ma io da Nintendaro affrontai poi tutte quelle ere geologiche con il Nintendo 64 prima, il GameCube dopo, eccetera. Quindi questo me lo sono proprio perso alla grandissima. So che c'è un personaggio che è famosissimo, che c'ha il cappello ed è tutto fatto di buio, con gli occhi tondi gialli, tipo. Cioè, questo è famosissimo, lo so anch'io. Però credo sia l'unica cosa che so di Final Fantasy 9. È buio pesto, ci dice un personaggio di cui non sappiamo il nome. C'è nessuno? Devo veramente impararli, diciamo di no, dai. Vabbè, sono col controller, va bene. Ok, abbiamo fatto luce. Siamo nella stiva di questa grossa nave volante, no? Che abbiamo visto. Accendi le candele sul tavolo. Subito, presi per mano, ma ci può stare. Siamo nella stiva di questa grossa nave volante, che mi fa pensare... mi fa pensare che... Aspetta un attimo che voglio cazzeggiare. Mi fa pensare che forse... partiamo grossi e poi perdiamo tutto. Classico luogo comune. Potrebbe essere. Anche solo... sicuramente noi non inizieremo con una nave volante a disposizione, davvero. Gidan. Ma noi l'abbiamo già fatta sta gag, però, eh. Secondo me i primi minuti di gioco li abbiamo fatti. Lui era Zidane, tipo. Mi ricordo... o forse l'abbiamo visto online. Come lo devo pronunciare, Gidan? A me va bene, io lo confermerei. Cosa dite? Clan umani con la coda. È Zidane? È Zidane, davvero? Come il calciatore, quindi? O Zidane? Allora, però, se è così, io gli metto la Z, scusatemi. Mi avete fatto venire voglia di mettere la Z. La metto. Senza lei. Lo faccio. Ok. Bene. Sono io, Zidane. Ma c'è scritto Nautilus? No, Natalus, non si capisce. Ehi amico, sei in ritardo. Blank. Ok. Ma non è un personaggio principale perché non abbiamo avuto l'opzione di cambiare il nome. Scusate, il boss dov'è? Ercina, ancora non è arrivata. Sapevamo sta gag, la sapevamo sta gag. Ah, andava bene Gitano. Vabbè, sentite. Porca miseria, vabbè, è Zidane, non importa. Ho capito. Beh, allora va pur bene. Gitan va bene. Ho scherzato io, sono un cretino. Dobbiamo rifare... Vabbè, sentite. Gitan, cercheremo di chiamarlo Gitan lo stesso. Subito un errore gravissimo. Questa ovviamente è una gag. Figurati se questo è veramente un nemico. Però almeno vediamo un po' com'è il sistema di combattimento. Senti, mi fido che ce la faccio. Ah, ehi. Cosa sto facendo? Potevo forse... No, non lo voglio considerare per combattimento. Sarà un nostro amico, dai. Sarà il boss, che dicevano. Ercina sta per morire. Io sto giocando semplicemente premendo X, che poi è A, credo. Eccoci. Ma è porco rosso? Ecco. Ok. È la mod. Sono musiche orchestrate. Sei in fin di vita, usa una pozione. Ok, ci ha dato un consiglio. Picciotti.
Quattro colpi allora li sapete dare. Ok. Sì, ci ha menato, ma alla fine aveva perso. E comincia la riunione. Ok. Sai che cosa facciamo? Chi siamo? Che cosa facciamo? Grazie, Jean-Luc. Ok. Quello che fa sicuramente la Moguri Mod, da quello che ho visto nel sito della Moguri Mod, è alzare la definizione dei fondali. Questa dovrebbe essere la principale baza della Moguri Mod, per cui c'è meno il senso di contrasto fra gli sprite, diciamo, i modelli poligonali dei personaggi e il fondale. Sono fondali statici, disegnati, direi. Se è come in Final Fantasy 7 e 8, ma direi di sì. Ripassiamo il piano di oggi. Siamo diretti verso il regno di Alexandria. Sarebbe un accento il regno di Alexandria, ok? Una volta lì, noi, la temuta banda, ci spiega le cose. Tantarus, rapiremo la principessa. Bene. Vi spiego io come famo, ok? Fra un po' arriviamo al regno di Alexandria. Ok. Facciamo finta di nulla, ok, va bene. Recitiamo a teatro un'opera che si intitola Sarò il tuo passerotto. Ok. Marcus, mi raccomando, sei il protagonista, non c'è 3D. Ok. Io faccio teatro e Zidane e Blanc fanno rapimento. Ah, quindi realmente c'è questa cosa teatrale. Vedrai che casino che gli facciamo nel castello. Anche se mai gli scaraburi fanno proprio schifo. Lavoro. Già aver cambiato. Ma dopo sicuramente posso cambiare il nome di Zidane, perché in tutti i Final Fantasy si può sempre avere. Quindi dopo Zidane diventerà Gitan. Ricevuto. A quel punto rapisco la regina Brane, rapisco la principessa Garnet. E che ne so, non mi ricordo la principessa Sarabè. Bravo. La donna più bella che il regno d'Alexandra abbia mai avuto. Quindi la bonazza che abbiamo avuto nella sigla iniziale. Vediamo se riusciamo. Siamo ancora di fatto in opening, ok. Statua solsiana. Ah, questo qui sappiamo che sarà uno dei nostri personaggi. Beh, abbastanza ovvio, anche da come ce lo sta mostrando. Questo è diventato veramente iconico. Questo è l'unico personaggio che ho presente che sto gioco ha questo tizio. Quindi arriviamo non come pirati, ma come artisti, tecnicamente. Per poi andare a rapire quella che sicuramente diventerà amica nostra e compagna di avventure, figuriamoci. Ci dava una PS1, eh? Mamma mia. Pesa. Ok. Borgo di Alexandria d'Egitto, benissimo. Dovremo raccogliere, immagino, questo oggetto droppato. Forse droppato da noi, adesso questo personaggio lo raccoglie. Esatto. Sarà una sorta di volantino promozionale. O il biglietto, bene così, ciao. Quindi ora noi saremo il tizio incappucciato. Scopriremo come si chiama, finalmente. Okay. Voglio subito andare dalla parte sbagliata. Mi conoscete. Ah, peccato per il framerate dei mulini, ma dobbiamo pensare che stiamo veramente facendo retro gaming, eh? Per gli aristocratici è uno status symbol venire a teatro ad Alexandria. Me lo dirai due volte, sì. Ok, va bene. Perché ho due opzioni? Perché ho due opzioni e la seconda sembra un mazzo di carte? Non ditemi che è come Final Fantasy 8. Ai 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 ai.
vediamo è quanto sarò giocatore di carte. Per il momento non ne abbiamo, quindi non so neanche quale sia il pulsante. Beh, avrei fatto meglio a guardarci. Non sembra un bimbo del Borgo, tantomeno figlio di aristocratici. Ok, ma si riferisce a me? Tutti questi ragazzini sono proprio fastidiosi. Parliamo con un ragazzino. I nobili, i nobili! Di qui esci dalla città. Non si può. Non, sceglie di non farlo il nostro amico. Queste qui sono molto poco vestite. Qua urge remake, eh? Qua urge remake. Qua ci vorrebbe il modello di Cammy. È pericoloso uscire da solo, molto Zelda. Ehi, tu, e tu, la bimba? I nobili, i nobili! E l'uomo pesce? Mastro Pardon, chissà se quest'anno riesco ad acciuffarmi un bel posto. Bella. Si entrerà nei negozi? Ottenuto pozione. Attenzione. Il ditino me lo puoi togliere. Quindi, cioè, la pozione era totalmente nascosta. Quindi devo cliccare letteralmente punta e clicca ogni singolo centimetro di questo posto. Perché se questa pozione... E voi mi state continuando a scrivere Ravana bene. Carta Amphibios. Sì, sì, dopo le 18 ci siamo, ci sono. Ai, 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 ai. Vediamo un po', eh. Carta Sahagin. Oh, spero anche sia bello sto gioco di carte. Magari è carino. Aspetta, no! Vado tutto indietro. E quindi il gioco è così che bisogna ravanare alla cieca. Cioè che non si vedono i pallini dove sono gli oggetti. Tanto possiamo andare nel menu e constatare il fatto che abbiamo delle carte che prima non avevamo. Ah, ne ha fatto queste iconcine un po' nuove. Ok. No, 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 no. Ok. C'è il punto, però ci devo andare io fisicamente. Ho capito. Mi sembra di avere fatto, ma poi ora voi mi direte che magari davanti alla statua c'è qualcosa. Ecco. Alla nostra eroina, 1361, quindi non è campata tanto. Statua della Shogun. No, non avrei immaginato questo termine in questo contesto. Shogun Madeleine, eroina della nona guerra di Lindblum. 389. Alla tenera età di 13 anni, Madeleine partecipò alla guerra contro Lindblum con un esiguo gruppo di 9 prodi donne. Il suo ricordo è fonte di coraggio e di ispirazione per i nostri soldati. Era proprio il PG di un JRPG, o comunque di un gioco giapponese, dove avere 0 anni non è un problema. Ora mi avete messo una certezza che ci sia una bazza. Che metà basta. Ma si può correre? Sì che si corre. Beh ragazzi, scusate, abbiamo vinto. Ma direi che ho ravanato. Ma direi che ho ravanato, ragazzi. Ho skippato della roba. Ah, ma quindi devo ravanare everywhere. Madonna. Grazie Danny Mira. Grazie degli 8. Questo disegno mi fa venire il mal di mare. Cioè, la prima cosa che sentiamo dire al nostro amico. Ah, a proposito. Giustamente, ancora senza nome. Ok. Quindi prima gli ripuliamo casa. 9 gil. Ok. Che la vecchietta teneva nascosti, tipo per le proprie esigenze, per la propria vita. Pozione. Sono già bombati di pozioni. Prima di parlare voglio fare tutto ciò che non sia parlare. Carta Fang. Ci stiamo facendo un mazzo, eh? Non voglio scendere, ok. La signora l'abbiamo veramente... Abbiamo rovinato la vita, praticamente. Parliamo con il nostro amico. Ah, è lei la signora, tra l'altro. Uff, ancora un po'. Eccomi, sono pronto. Io non ho ancora finito il vestito per Alia. Perché intanto non vai all'osteria? Sempre la stessa storia. Quando si tratta di nipote si dimentica pure del teatro.
Sapete che mi è venuto in mente una cosa? Che opzioni abbiamo a disposizione? Suono on, effetti sonori on, controlli normale. Facciamo inizio. Ah beh, noi ce l'abbiamo in attesa la TB. Questo non dovrebbe già essere full turni, quindi. Eppure prima non era così. Inquadratura auto fissa, facciamo auto. Salta l'intro delle battaglie, ci piace, piacerà a un certo punto. Andatura facciamo sempre correre, me ne pentirò. Velocità messaggio, sembra ok. Icona qui, off, perché mi aveva già rotto il ditino, che no, non lo voglio. Colore finestra, va bene, come classico. Bellino però, eh? Forse è più bellino classico. Non so se me la sento di cambiare così presto. La decisione è veramente importante. Facciamo classico. Vibrazione, ok. Ok. Bene. Oh, adesso corriamo sempre senza dover premere il pulsante. Questa è una cosa bellissima. Possiamo uscire? Direi. Beh, non credo che sia molto altro da dirci. Urrà! Ah, ma poi anche queste finestre però rimangono azzurrine. Pozione. Qui bisogna veramente... È un po' un punto e clicca, eh? Aia. Levati di mezzo. Topolino. Ma siamo in Kingdom Hearts. Ah. Ma c'è Topolino in Kingdom Hearts? Sì. Ho quasi finito. Fra poco si va a teatro. Io poi dovrò imparare il comando per giocare a carte con la gente, perché sarà tipo... Spremo un po' di roba a caso. Forse non ho abbastanza carte. Abbiamo guadagnato anche questa. Doveva essere il protagonista di Kingdom Hearts, pensa a te. E c'è, ok. Ah, se non è... Oh, ok, ho capito qual è il tasto. Sarebbe su questo controller la X. Ok, va bene. E questo per giocare. Però non abbiamo abbastanza carte. Appena ne abbiamo 5, inevitabilmente dovremo fare una partita. Pozione, madonna. Bombatissimi di pozioni. Ok. Andiamo verso il centro. Cicerone. Signore e signori, venuti da Toleno, prego, il castello di Alexandria da questa parte. Ha una sua atmosfera, non si può negare. Adesso io non so mai il ravanaggio dove inizia e dove finisce. C'è una lettera infilata tra le palanche della porta. La leggi? Sì. Addio, Alexandria. 3 anni sono passati da quando da Toleno venni ad Alexandria con tutta la mia mercanzia. Una lotta inutile. La gente qui non compra gli scaraburi imbalsamati. Sti scaraburi? La mia prossima meta sarà Lindblum, della guerra, quella della guerra. Una metropoli civilizzata dove i miei sogni finalmente si avvereranno. Come se quella metropoli civilizzata, come ha fatto questa un po' meno civilizzata a vincere la guerra? Le Regaz dovevano essere forti. 33 Gio. Mi piace il Gio come moneta. I nobili sono in piazza. I nobili. Taverna Luce del Mattino. Il famoso cocktail Sospiro di Regina. Sarà una cura? Ok. Voglio solo vedere qua. Non so se ho ravanato tutto. Pesissimo, ragazzi. Questo gioco è... purtroppo è compatibile con la mia ossessione per il ravanaggio. E tu? Marghi. Al lavoro, al lavoro. Mago Rosso, uffa, proprio oggi che c'è lo spettacolo a teatro. Cosa, Vez? Io non faccio doppi dialoghi, non mi sembra che questi personaggi generici abbiano più linee di dialogo. Non siamo in un Souls da questo punto di vista. Come forse musiche, ambientazione e qualunque altra cosa ci hanno già comunicato. Carta gelati, tra un po' sono competitivo. 27 Ghio, ho lasciato in giro dei soldi e poi chiedete dei soldi. Ma ragazzi, vi bastava ravanare per avere un business migliore. Andiamo a vedere un attimo come siamo messi. Mi sto già intrippando anche con le carte, è finita. Ne ho 4, meno male. Non posso ancora giocare. Lì probabilmente non si sale qua. Omaggio a Yoko Taro. Va bene. Parliamo con lo stronzone, sì. Bella pagliaio. E padrona Shuri, stasera si prevede un bel giro di clienti. Peccato che facciano lo spettacolo solo una volta all'anno. Ok. Me ne vado.
saremo noi a sgamare la truffa dello spettacolo. Sappiamo che c'è la truffa dietro lo spettacolo, la truffa rapimento di... No, dovevo parlare con quel tizio. La truffa rapimento di ragazza Bonazza. Questa è una sorta di ippopotamo, hai visto che belli nobili? Uno in teoria piglia la quinta carta, torna indietro, gioca con tutti sti tizi. Si inizia a pimpare. Pesissimo. Madonna, sto vedendo dei flash. Non va giocato con fretta, eh? Cioè, non abbiamo tirato fuori Final Fantasy 9 per giocarlo in fretta, perché allora giocavamo alle garette. Se volevamo andare in fretta. Ma tu hai il biglietto per lo spettacolo di oggi? Presto, va subito al botteghino in piazza. Fatti mettere un timbro del biglietto, così puoi entrare al castello. Va bene. No, questa è proprio una cosa molto tranquilla. Sarai tu? Tanto ti rubo delle cose, perché... 38 Ghio. I Ghio mi fanno venire in mente come Max Pezzali pronunciava autogrill in Rotta per casa di Dio. Ecco appare un autogrill. Buongiorno. Ah, abbiamo un negozio. Ti ho appena rubato un sacco di soldi. 600 Ghio. Allora, tipicamente... Oh, bello, bene, bene. Questo ne ho 12. Questo ne ho 2. Abbiamo già 2 Coda Fenix. Tra l'altro la piuma di un'ala è esattamente del colore della felice, quindi è proprio Fenix. Ok, antidoto, che cosa sei? Sarà per il veleno, non mi ricordo mai. Guida, sarebbe questo? Sarebbe questo? Fiele e veleno, collirio, blind. Ok, mai avere zero di ste cose. Tenda, recupera KPMP, usata tramite un salvamoguri. L'effetto si estende, ma pensa. Di questi ne vogliamo almeno un... 4. Merda, però no, vado a spendere. No. Calma, ne vogliamo 2. Le ho presi, sì. Collirio, 2. Così abbiamo 2. Coda Fenix chiaramente ci sta, però sai mai. Abbiamo etere. Cazzo fa etere? Ok, beh, come sempre, panacea, me lo dovrei ricordare, vari status, bello, panacea per tutti i mali. Piuma Fenix dorata. Si può usare solo in battaglia? Coda Fenix, scusami. Ah, la Coda Fenix è molto più figa. Ok, non vendo niente. Va bene, quindi tu sei solo un vendor, caro il mio tizio. Non si sale. Ma peccato, sembra che tu abbia fatto in modo di farmi vedere là sopra. Ok, me ne vado. Abbiamo trovato... Ferramenta... Non ironicamente. Se trovo la quinta carta, potrei andare a sfidare qualche bambino. Anche per capire come cavolo si gioca, perché onestamente. Ticket, va bene, però il gioco ovviamente ci prende per mano. È l'inizio, è un gioco giappo, quindi molto spiegoso all'inizio. Non necessariamente, ma... Allora, qui abbiamo tanta esplorazione, attenzione. Qua c'è un bel vicolo. Qui abbiamo le bambine che saltano. No. No, ma come? Ho fallito. No, voglio una carta. Scommetto che mi dà una carta. Devo premere in tempo reale. No, Vez. Aspettate. No, ma che cosa? Ma raga, gameplay. Raga, dicevamo Demons, ma... Ma sto giocando, sto interagendo, è solo un'illusione. Ah, ok. Chiaramente, tipo, a 5 salti ci sarà un premio. Fatemelo fare. No, ma PD! Tu non vuoi sapere il massimo raggiungibile di... quindi è il punto esclamativo proprio diretto. Ok. Pensavo avesse un suo timing fisso. Sarebbe stato molto facile. Ok. Faccio un ultimo tentativo. No, sono un cretino. Basta, non lo faccio più. Basta, ho perso. Non importa. Ciao. Ultimo tentativo. Pessissimo. È che quella cacchio di fumetto esce con un'animazione del cavolo. Ok, ma è regolare in realtà. A 20 salti diventa veloce. Ne ho fatti 16.
Sento che è uno specchio per allodole. Chissà che cosa ti dà. Chissà che cosa ti dà. Adesso con calma. Manco un premietto, ma è che quello mi sta sulle balle. Dai, potrà darmi qualcosa per motivarmi. Piuma Fenix, molto bene. Se non hai il biglietto, va bene. Le mie preziose tre carte in un posto segreto. Maledetto. Maledetto, le devo avere. Raga, non so quanto tempo passerebbe in questa location, probabilmente moltissimo. Ritorna ad Alexandria sullo... scenalante prima vista. Che sarebbe la nave, no? Pesissimo, Log. Lo spettacolo teatrale che ha fatto sognare il regno di Lindblom. Sarò il tuo passerotto. Con la splendida occasione saremo lieti di festeggiare il sedicesimo compleanno della nostra amatissima principessa Garnet, che verrà rapita. Informazioni presso la biglietteria. Bene. Ok, l'ultima cosa è la biglietteria, ovviamente. La prima cosa è sempre l'ultima cosa, non c'è neanche bisogno di dirvelo. Ah. I tre valorosi, dedicato a tre valorosi soldati, Plutò, deceduti nella quindicesima guerra di Lindblom. Quanto si sono ammazzati qua? Ok, un sacco di guerre con Lindblom, o che c'entra Lindblom, eccetera. Ok. I fiori di Alexandria sono davvero un bijou. Bene. Piacciono anche lei i fiori? Molto utili questi dialoghi. Fiori, fiori, signori, accattatevi i fiori. Partiamo da qua. Allora. Posso ravanare qui? Ragazzi. Questo gioco non doveva avere questo modo di ravanare. È finita. Dovrò letteralmente ravanare ogni angolo del gioco. È la fine. Fatemi prima ravanare. Ah, ho visto. Etere. Però voglio una carta, perché siamo a una carta da essere dei cartomanti. Oggi non lavoro, vado a teatro con mia moglie. Ma sai che... mi sembra strano che tu abbia una moglie. Lo so, volevo sentirtelo dire di nuovo. No! Voglio tornare indietro. Ecco la moglie, abbiamo lavorato 30 anni e alla fine siamo riusciti a comprarci due biglietti per lo spettacolo. Pensare che noi l'abbiamo trovato per caso. Dopo tanti sacrifici, una bella soddisfazione. O per intercessione delle colombe. Ma sono colombe di stile Nomura? Che decidono la trama. Ma pensate, ma c'hai lo spam anche nelle chat, allucinante. Ok. No, parliamo. Ricordo, ma se questo non se ne va... però a noi non ci stai dando l'opzione di comprare, Ma d'altra parte lui vuole chiudere, quindi sarà dopo. Cercasi soldati. Il regno di Alexandria ha bisogno di giovani prestanti, coraggiosi, valorosi e amanti della giustizia. Combatti anche tu per la tua regina. Comandante squadra Plutò. Quindi questa squadra Plutò... bella Celis. Questa squadra Plutò... è importante. Ok, abbiamo fatto il giro intero, mi sembra tutto, ma non sono sicuro di aver ravanato in un punto, scusate. Ok, non c'era niente. Bene, lì abbiamo ravanato, là c'è l'andare avanti. Qui abbiamo visto che c'è un vicolo, interessante il vicolo. Facciamo prima il vicolo. Sì, dai, facciamo prima il vicolo. Ma avrò ravanato tutto. Ah beh, Dante dell'insegna, sono impegnato ora, non mi disturbare. No! Aspetta. Ah, ma è gigante. È gigantesca questa città. Praticamente non abbiamo ancora... cioè, il gioco non è ancora iniziato. Peso. Ma è quel tizio che ci ha detto delle sue tre carte nascoste. Associazione Teatrale Pampì. Se anche quest'anno non siete riusciti ad acquistare un biglietto originale, presentatevi al tramonto alla torre. Guarderemo lo spettacolo dai tetti, Comitato Teatrale Pampì. Ma non dovrebbe essere legale.
Ben. Beh, quanto le avrei messe in evidenza queste cose. Collirio va bene, quello per il blind, ma... per non essere blind, ma... Non sto. Mi fai lavorare. Eccoci qua. Treghio. Ok, siamo proprio in un JRPG. Ok, va bene. Se premo select appare questo, che io credo che scompaia dopo un po'. Ho sbagliato? Per ora è così. Vediamo, magari lo premo un po' ancora. Case su case. Questa è una casa da visitare, non c'è altro da fare che visitarle nell'ordine. È interessante che sia la torre di cui parlavano. Non appare nulla. Chissà se forse la Moguri prevede. Pozione. Fa piacere una pozione, però. Guardate che sul retro di dove è nascosto capiamo benissimo che può essere posto ideale per mettere degli oggetti ancora più stronzi senza il punto esclamativo. Tenda. Sta facendo di tutto per non farmi raggiungere la quinta carta. Ehi. La tiro. A caso, pesissimo qua, Dark Souls. Se suoniamo una campana così... questa è una follia. Non è vero, abbiamo trovato le carte. Hai ottenuto una delle carte preferite di Hippo. Carta Ironet. Hai ottenuto... carta Goblin. Abbiamo vinto. Carta Fang. Abbiamo vinto. Abbiamo creato lo scompiglio in città, ma abbiamo le fatidiche carte. Quindi ora sono potenzialmente... sono potenzialmente un player del gioco di carte. Spero anche sia bello. Carino, simpatico. Tanto qua cosa c'è? Un po' di palude? Miyazaki. Barca... ah, c'è un barcaio, non l'avevo neanche visto. Giovanotto, non credere di riuscire a infilarti nel castello in barca per guardare lo spettacolo. Ci provai l'anno scorso, ma mi beccarono subito. Ok, però ci hai dato un'info, caro mio. Giochiamo a carte. Dio mio, non ho fatto niente. Tetramaster. Scegliere 5 carte per giocare. Hanno tutto scritto 0P00. Che cacchio... non lo so. Beh, questa sembra forte, dai. Ma non so cosa sto facendo. Questa mi sembra più scarsa. Un po' anche questa, dai. Ma perché non ho scelto questo? È un incubo, oddio. Pecca molto. Ah, che sfiga, allora. Oh, questo che sembra... Come si è partita? Si conquista la carta avversaria poggiandole accanto una carta con un triangolo giallo. Ok. Ah, io sono andato a caso, dovevo guardare i triangoli di ste cazzo. Perfetto. Madonna, abbiamo delle carte molto forti, scusate, è una mia impressione. Ma abbiamo delle carte giganti, questa è enorme. Ah, e lui giocherà a sua volta, Forse non è il caso di fare subito i fantafighi, però un pochino sì. Ah, ma chi pede a vaffan quel park? Ma quindi iniziare è una sfiga nera, tra l'altro, ma poi, scusami. Proprio cazzeggiavo, proprio sbagliato. PD! Vabbè, ora qua ci va di culo, ma ho proprio sbagliato la prima mossa. Grazie Pelati, grazie Marcolai. Ah, non avevo mica capito. Sono stato un beota della Beozia. Porco! No, ho perso. Ma me le ruba forever, quindi perdo le carte. Adesso non posso fare niente, cosa mi invento? Però almeno qua non me la ruba. Vinto! Wow! Ho fatto delle buzz.
cosa devo fare? Ah, beh, minchia, quindi se le carte si rubano. Cioè, sì, quindi si possono anche perdere. Si possono anche perdere. Vuoi il triangolo verticale? Sì, sono anche su... No, no, allora non l'ho proprio visto. Piglio questa. Ma quindi posso andare a 0K? Ma è terribile. No, non voglio fare un'altra partita. Anche se... Se lui è rimasto con 4 carte, io faccio un'altra partita, gli vinco anche il culo. Dico bene. Però mi scoccia iniziare. Dovrebbe sempre iniziare lui. Preferirei che iniziasse lui. Voglio andare a giocare con i bambini. Infatti non dovrebbe poter giocare, tra l'altro. Almeno da quello che c'era stato detto. Aspetta, voglio parlare con questo. Ok, vediamo. Ok. Facciamo un match. Pesissimo. Facciamolo. Beh, pesissimo. Era meglio iniziare con i bambini della piazza, eh? No, non lo conosco. Ok. Allora. Non capisco quello 0P00. Scoprirò un giorno che cacchio mi sta se... Queste due non sono neanche uguali, a dire la verità. Questa è più... Bisogna vedere. Un po' a culo, eh? Questa, ad esempio, non era potuta sta base. Questa è divina! Questa carta che io ho scartato dicendo è la più scarsa è divina. La carta più forte che ho. Questa è scarsissima, ad esempio. È una monnezza. Sarà più complicato di così. Questa è un po' jolly, eh? Aspetta. Tieni questa. Questa... Bah. Questa proprio non esiste. Questa è molto specifica. Questa è un po' più duttile. Tieni questa che è duttile, questa che è duttile. Pesissimo. Comunque, random. Ok, lui in realtà l'ha messa... Allora, ragioniamo sulla sua mossa. Lui in realtà l'ha messa in saccoccia, la carta. Perché, sai, lì non gliela ruberò, ma forse no. Se posso colpire in diagonale, se posso fare, scusami, non lo so, se io posso fare un in alto in diagonale, in teoria gliela rubo e qua nessuno mi ruba più niente. Yes! Che cazzo, che cosa cazzo è successo? No, ho perso la joie de vivre. Non ci posso. Cosa diavolo sta succedendo? E io come la contrasto sta baza? Perché le sue carte sono grosse e le mie fanno... Perché questo qui ha un 1? Ah, quindi 1. Vediamo, marca di quella porca. Pezzo di merda! Ah no, però l'ho presa io. Che culo. Vabbè, ha fatto chiaramente una cazzata. Sì, ma dove vado? Sì, ma dove vado? Ma ho perso. Non so, mi conviene... Ci sono dei valori che vanno moltiplicati con numeri casuali. È concepito dal diavolo. È opzionale. Allora andremo di opzionalità, ragazzi. Vabbè, questo ci sta regalando la partita perché siamo all'inizio del gioco, dai. Vabbè, è andata bene, ma... Il primo numero è l'attacco. La lettera indica se è fisico o magico. Il secondo numero è la difesa fisica. Il terzo è la difesa magica. Sono in difficoltà. Sono in difficoltà, forse... Rubiamo cose. E possiede zero. Beh. Anche se poi in realtà ci interessano. Vabbè. Ma. Mi sa che giochiamo a Final Fantasy 9. E non al suo gioco di carte incluso. Non trovo più il mio miccio. Sì, se lo trovo te lo... Ok. Quindi.
Lui sta cercando il suo gatto. Quindi se vediamo un gatto dobbiamo tornare qua. Va bene. Ok, no, non preoccupatevi su questa tipologia di spoiler, che davvero no. È solo meglio saperlo prima. Ehi, ehi, ah, questa bambina è per i cazzi suoi. Non c'entra con gatti o cose del genere. Non sarà mai in questa strada il gatto, ovviamente. Va bene. Mi viene da pensare che il gatto potrebbe essere prima. Io lo metterei prima, il gatto. Com'è se sto facendo tutto questo per una pozione? Però lo metterei prima, porca miseria. Questo non è certo un gatto. Tipo all'inizio lo metterei, la Madonna. Deve darmi veramente l'armatura del sacro Aquarius. Eccoti! Ah, beh. Ok. Che cosa? Avrà un senso più tardi, dai, avrà senso più tardi. Quel bambino ci salverà la vita. Quel bambino ci salverà la vita in un momento decisivo, dai. È per forza così. È per forza così, perché... cioè, non mi ha dato niente. Non mi ha dato nulla. Io adesso lo inseguo, questo bambino. Adesso vado veramente dal bambino, vecchio. Ma tu mi devi dare qualcosa. O mi prometti un importante... almeno promettimi importanti... importanti favori, dimmi, ti sarò debitore per l'eternità, cioè, ci rivediamo quando sei di livello 99, cioè, non lo so. Dov'è che stava il bambino? Eccolo qua. Ma il gatto più brutto della storia. Ah! Carta P, maffanpork. Vabbè. Delle carte non mi frega già più nulla. Siamo arrivati a 16 col salto della corda, ma mi avete fatto capire che è una roba infinita, quindi... diciamo che può andare bene. Sarà tipo 50 il primo premio e tipo 1000 il premio finale. No, non lo farò. Ok, bambini ovunque. Ci rimane solo da prendere il ticket, in altre parole. No, non è vero, qua non siamo mica andati. Ehi, ehi, ehi. Cosa vuol dire che non ci sono stanze disponibili? Mi dispiace, ma è tutto pieno. Grrr. Tanta paura io. Quindi è uno strano modo di parlare. Questi signori di città sono proprio cattivi. Ma pensa. In realtà te le ho rubate io, ma te ne le restituisco. Cosa diavolo? Strano, quel... era fine a se stessa questa cosa? Era fine a se stessa sta gag? Ma Select non mi fa nulla. So che sto camminando, ma... e io cammino anche contro le pareti, quindi... ah, ok, ok, ho capito cosa volete. Ah, ho capito, ho capito. Arrivo poi fin lì, non è che vado... io sto premendo interazione come per aprire una porta, ma non sto aprendo un cazzo. Non sto trovando nulla, non c'è niente. Ma raga, cosa mi state facendo fare, maledetti?
immaginavo. Ehi! Non c'è mica niente. Non sto trovando nulla, mi arrendo. Secondo me possiamo andare avanti. Aspettate un attimo. E qui cosa c'è? Ah, qui niente, ok. Dica pure. Parlami di Alexandria. Un regno pacifico governato dalla regina Brane. Ha una figlia, Garnet. E la risposta a chi è Brane è che ha una figlia, Garnet. La conosci? Dimmi tutto su Brane. Ultimamente girano strane voci sulla regina. Chi è la principessa Garnet? 16 anni. Dimmi tutto su Garnet. È bellissima. È il gioiello del nostro regno. L'oggettificazione. Ma è davvero così bella? E guarda la cutscene all'inizio del gioco, vedi tu. È la donna più bella che Alexandria abbia mai avuto. Ma davvero? Oggi che spettacolo c'è? Sarò il tuo passeraggio, già lo sapevamo. Del gruppo teatrale Tantarus. Che gruppo è Tantarus? Un famoso gruppo teatrale Regno Limblum. Ok, quindi gitano. Ci sono anche nuovi attori quest'anno. Che storia è? Un amore impossibile fra due giovani di diverso ceto sociale. Classico. Mostra un biglietto. È una società patriarcale. Questo biglietto è strano. Ma è falso. Negli ultimi tempi ne girano parecchi. Non ci saremmo aspettati così. Carta Goblin. Vai a zappare, dai le carte, PD. Chiedi a Jack della traversa come si gioca a cardboard. Ah, quindi è un fallimento totale. Eppure noi abbiamo la necessità di... Forse guarderemo dai tetti, come diceva quel tizio là. Ci ha detto di chiedere al tizio come si gioca a carte. Non che ci interessi, però se ci ha mandato qui... Tizio del vicolo, no? Ehi. Cazzi? Mi hai fatto staccare l'insegna. Mazza, è un po' Monkey Island, davvero? Sì. Sei tu Jack della traversa. Non lo è. Ma non voglio essere tuo schiavetto. Bad ending. Credo di aver appena missato qualcosa di molto importante. Ma che è lo schiavetto? Inseguiamolo e uccidiamolo. Ma non si combatte. Jack della traversa. Dovrò entrare. Sì, perché si parlava di vedere dall'alto. Quindi dovrò entrare. Non è che sei tu Jack della traversa, siamo grandi amici. Anche l'essere umano dice miau. Dal tetto col mio micetto. Beh, ma Laura, qual è il problema? Sarà sicuramente dentro una casa Jack della traversa. Vai a zappare. Vabbè, non sei tu. Ok, dobbiamo... me l'hai già detto. Forse qui. Forse qui sopra, ma mi sembra strano andarci due volte, però. Potrebbe avere se, non ha senso, sciocchezza. Suonare di nuovo. Nah. È molto avventura punta e clicca, davvero tanto punta e clicca sta parte. Sei tu? Mi ricordo di te, Vez, mi ricordo di te. A parte sei in mezzo alle palle. Vabbè, tanto ho già ravanato qua. Forse qui di lato c'è un'entrata che non ho considerato. No? Questa è l'entrata. Ok, ma... Mi sono perso. Cioè, nel senso, che cacchio devo fare? Jack della traversa.
qui ho missato qualcosa di fondamentale. Ehi, senti, facciamo lo schiavetto, eh. Ok. Mi hanno rubato un ghio. Maledetto. Voglio vedere perché quel tizio mi ha rubato un ghio. Non era un tizio della nave. Sembrava. Torniamo a inseguire il topolino, però. Ancora, maledetto ladro. 49 ghio. Ma rubami le carte piuttosto. Non so capire. Perché c'è già la scala. Vabbè. È il tizio del menù. È il gattino del menù. Ti ho spaventato, Cupo? Prendo Cupo, il mio amico Moguri. È un Moguri! Cupo. Lui invece è il mio schiavetto. Trattalo bene, mi raccomando. Piacere, Cupo. Mi sei simpatico, Cupo. Ti scriverò sul registro dei Moguri. Ok. Chiama noi Moguri se vuoi salvare sulla, sulla file di salvataggio, Cupo. Abbiamo anche le tende dove puoi riposare e recuperare le forze, Cupo. Hai capito? Sì. Sono sempre ai tuoi ordini, Cupo. Ora saliamo. Ma perché sali con la scala con una scala? Non, no, ma cosa cacchio? Vuole andare ancora chiaramente più in alto? Cupo, sei qui. Stiltskin. Dov'è conciato così? Di nuovo in viaggio? Stavolta sarà un viaggio molto lungo. Non lo so, Cupo. Cupo sarà parte del nostro gruppo. Anche perché è iconico quel gattino con la cosa sopra. Cioè, è già visto comunque. In realtà sono tutti e due iconici loro. Monshu e tutti gli altri su al castello. Quali sono i gatti che dicevano, no? Bambino col cappello da Merlino. Quindi è un bambino col cappello da Merlino. È un tuo amichetto? Sì, è il mio amico Giramondo Cupo. Andiamo. Salviamo. Mogunet. Chissà che cazzo. Quindi lui è il save point. Il... Ok. Mandare o ricevere lettere. Non c'è nessun Moguri disposto a fare da Mogu postino. Che disgrazia. Se potevi occupartene tu. Con piacere. Devo chiederti un favore, Cupo. Consegneresti una lettera a Monty, Cupo? Sì. Grazie, ma chi cazzo... Ma chi è Monty? A Montema... L'avevate scritto prima in chat, quindi non era una gag. Sarà lui. Topolino proprio. Soffre di vertigini, nostro amico. Finirà malissimo. Gli è andata bene, ok.
quanto le vreme siano evidenti gli oggetti, maledizione. Attenzione, attenzione, Dark Souls. Uovo del corvo. Vabbè. Oh, tu come ti chiami? Vivi. Vivi. E vivi sia, eh. Clan dei maghi neri, sesso maschio, età, dimostra 9 anni, mano dominante, destra. Vivi e lascia vivere. Che nome strano. Io mi chiamo Puck. Puck, come in Shakespeare. Ok, non dimenticartelo, va bene. Ma io posso andare un po' in giro a cazzeggiare? Devo proprio seguirti come... Beh, perché qua c'è un passaggino, non me lo fai fare? Non si può fare niente. Niente, non posso scendere. Sì che posso scendere. E allora, dai che siamo già emancipatissimi. Possiamo andare dove ci pare. 63 gil. Va bene. Alla fine era questo da prendere. Lui non mi... Ah, mi sono totalmente dimenticato dove è andato lui, ma vabbè, sarà la strada altra. Gil, stiamo diventando ricchi. Sto diventando forse un riccone. Ok. Siamo arrivati finalmente. Guarda queste mura. Siamo nel castello. Madonna! È stato facile. Sventeremo i rapimenti. Cazzin. È calata la sera. La nave è attraccata proprio in casa della principessa. Nota per essere la bonazza del quartiere. Lui è Puck e lui è Vivi. Oh mio Dio. E lei è Tifa da piccola. Soldato vagamente Toriyama, eh? Un bel po' Toriyama questo soldato. Emotivo ed empatico con la principessa e il soldato, un po' zenigata anche. Lo spettacolo sono delle lucine sbrilluccicose, ma voglio dire Final Fantasy, che cosa ci potevamo aspettare? Ok. Ah, questo era il nostro vecchio boss. Un'opera teatrale non realizzata ispirata ad una vecchia leggenda, che sarà tipo il principe e il povero. La problema principessa Cornelia viene allontanata dal suo dolce innamorato Marcus. Suo padre, il re Lear, sventa il tentativo di fuga di Cornelia dal castello dove la tiene segregata. La storia comincia con Marcus che viene a sapere dell'accaduto e punta la spada contro il re Lear. Prende comoda sto gioco comunque per iniziare con l'azione. L'opera ha inizio. Preghiamo la regina Brane, Garnet e i nobili di tutti quanti qui riuniti di tenere a portata di mano un fazzoletto. Ok. Blank gli altri. Dobbiamo cambiare il nome, eh? Per il nostro amico uccideremo il malvagio Relier. Signor sì. Ma loro sono in mission per rapire, no? Ah no, sono ancora sul palco. Ok. Questo è Marcos, va bene. Che strano modo di iniziare un gioco, comunque. Il Relier ha ucciso anche i miei fratelli. Ok. Sembrano quelle rappresentazioni di Thor e Loki
nei film Marvel. Conoscerai anche tu la sofferenza. La pagherai per ciò che hai fatto. Non subito clicca. Ah, mi! Ogni volta si combatte questo tizio. Ok. In realtà bisognava essere troppo veloce, super veloce. Metterò nella Moguri, metterò sicuramente full turni, perché Vets te la devi polleggiare. Vabbè, facciamo così. Proviamo a sfondare lui, perché così ce ne leviamo uno dalle balle in fretta. Ok, è andato giù. Viene tutto trasferito su di lui. E che prende la mazzata. Ovviamente è mancato, abbiamo vinto. Io vado così. Ma perché Ercina sempre 3 HP? Ma dall'inizio del gioco ha 3 HP sto tizio. Non è mai stato curato, non si è mai ripreso nella vita. Muore. Defunge. Io non sto usando magie, mi fido. Dai, zero. Questo non fa niente, ma quindi è scriptato, anche perché è letteralmente scriptato. Perché è la nostra opera teatrale preferita. Dai, dovrei curare, ma non ho voglia. Dai che ben vinto. Ok. E ora scena drammatica. Marcus non finisce qui. Fermoli! Blank, togliti. Se Cornelia sposa il principe Schneider, i due regni potranno vivere in pace. Che diavolo dici? Soltanto quando tu sarai solito. Ok. Attenzione. Yeah. La gente invisibilio sono per lo più cani. Oh madre. Ok. Quindi sono i tasti sono veramente Xbox? Sì, ok, quindi via. Spero che siano anche visibilmente premi Y. Quale cazzo è Y nell'Xbox? Zio, non me lo ricordo quale cazzo è Y nell'Xbox. Vecchio, ma chi se ne ricorda? Sto premendo cose a caso. Qual è B nell'Xbox? Ma sono tutti il contrario di quelli Nintendo, Dio. Raga, non credo di vincere. Ma quale cazzo è la Y? Ma porco! Ok, è molto BY. È molto BY e fai le baza. Ma posso farlo intuitivamente? Sbagliato. No, ho sbagliato. Abbiamo combattuto bene. 16 su 100 vuol dire che abbiamo fatto schifo. Questo bad ending. La regina dobbiamo ricominciare il gioco da capo, ragazzi. La regina Brane non è rimasta soddisfatta. Ripetiamo la scena del duello, dai. Allora, quindi la Y è quella, la B è quella, dai, facciamo un po' meglio. Ho sbagliato, porco! X! Ah, è quello, vaffanculo! Io sto imparando i tasti dell'Xbox, non proprio quello che volevo per la mia giornata. No, ho sbagliato, zio! Mi confonde la vita. Ma perché non c'è un accordo mondiale su ste cose? 61. Porco del po', devo rifarlo. AX, quella è la A.
Una vita di Super Nintendo, vaffanculo, adesso la Hailey. Ok, Ok, zio. No, cosa cazzo ho premuto? Ho sbagliato. Ho premuto qualcosa sbagliato. Era un momento di input. Porca miseria, no, vecchio. Adesso arriverà una X sicuramente. Ehi, ho premuto, vecchio! No! No, ho sbagliato, Vez. Mi è rientrato, mi sono rientrati i vecchi ricordi. La X è di là, Dio, non è possibile. Xbox di merda. Affanculo. No. L'ho fatto peggio di prima. Ma veramente una convenzione di Ginevra per i tasti del pad. Mi tocca rifarlo. La X è... Ah, che porca incredibile. La X è là e la A è lì. Che mondo. Ma devo fare il perfect per far contenta la regina. Vabbè, che cazzo succede per far contenta la regina? No! Di merda, non è possibile, ho invertito ancora. Vaffanculo, dai, la X e la è questa. No, sì, cazzo, era giusto. La B dove cazzo è qui? Oh, porco, ho sbagliato troppe robe, va a farti friggere. La X, il punto dove bisogna scavare. Vaffanculo, la X, la B questa, Dio, la B è questa, la A è questa, la Y è questa, te possino, te chi non te lo dice. La X è quella che dovrebbe essere un'altra cosa, non importa. Dimmi che ho preso più di 70, me ne frego un cazzo la regina. Porco, incredibile! Ma incredibile? Lo devo rifare, non ho parole, imparerò sti cazzo di cose, mi esploderà il cervello a imparare sti tasti. B, Y, B, avanti, B, Y, B, Y, indietro, B, Y, in alto, Y, avanti, B, Y, B, in basso, Y, B, la X, in basso, la A, indietro, la A, la Y, avanti. La X di merda, la Y, la B, il basso, la X porco, la A, l'indietro, la Y, l'Y in basso, B in basso, Y in alto, la A, la Y, la B, la Y, la B, la Y, figurazione era la X. Oh, avremo pur fatto il perfect. Ragazzi, neanche il gufo di Sekiro dava questa soddisfazione. Ho adovato questo duello. First try. No, come il bis. No, la principessa è soddisfatta. 10.000 gyo. No, non ripetiamo. Non esageriamo. Per ora più roba d'azione che turni, eh. Ti sei cambiato Zidane? Vorrei che cambiarmi nome e diventare Gitan. Sì, ma questo elmetto è una monnezza. Ah, no, niente. Puzza. Il mio come una fogna. Vabbè, ma lui personaggio minore si può mettere, io devo essere riconoscibile. L'armatura mi va piccola. E la schiena mi prude, Vez. Gli stivali sono bagnati, ma saranno anche cazzi tuoi. I guanti sono viscidi. C'è un particolare che ti ha soddisfatto? Le tasche sono piene di briciole di biscotti. Da merda nel mutande non c'è. Invece di lamentarti piuttosto, l'hai portato con te quel coso? Certo che sì. Ehi, ehi, oh! Ma che cos'è? È un...
un insetto. Bene, io vado a mettere il sonnifero nella tazza da tè della principessa Garnet. Ah, il coso, ma non era Scarsburo, era una cosa... E io a consegnare il regalo alla nostra leggiadra regina. Bravi loro che fanno le ninne, così il gioco ci informa che non sono stati uccisi, ma già si vede che respirano. Castello di Alexandria. Body shaming. Secondo le coordinate che ci ha dato il boss, salendo su questa scala si dovrebbe arrivare ai posti d'onore della famiglia reale. Ok, andiamo. Gitan, sta cominciando la scena di Marcus che entra nella residenza di Cornelia. Questo parallelismo. Dobbiamo portare a termine il piano prima che finisca l'opera. Andiamo, fatti cazzo tu. Allora. No! No! Resident Evil Grim Fandango! Ovviamente ravaniamo irravanabile. No, c'è quell'inquadratura mezza carro armato. Urenda, la odio. Ma d'altra parte, a schermate fisse come anche gli altri Final Fantasy precedenti, cioè, almeno il 7 e l'8, in effetti erano così. Facciamolo. Voglio vedere di qua. Comunque, la regina più bella è questa, Cammy, e la sorella di Cammy. Soldato di Alexandria, donna. È donna quel simbolo. Sì, signor sì. Bene, proseguo da giuro ispezione. Ok. Urge remake comunque. Perché abbiamo la più grande figa mai esistita. Le donne, le soldatesse vestite come Cammy. E quindi sono andate di là, io salgo. Però sto andando a caso. Ehi. Ma com'è vestita questa? Cappuccetto bianco. Scusate, buon uomo. Mi lascereste gentilmente passare? Le guardo il viso. Fammi vedere. Perché mi guardate così? No, è che... Era una vita che aspettavo questo momento. Questo momento? Sì, ti ho cercata, ti ho sognata. È nato l'amore. È nato l'amore, ma cosa... Mi prendete in giro? Assolutamente no. Beh, io ora andrei. Aspetta. Non ci siamo già visti. Gitana è impazzito. No, non credo. È che non ho ancora inquadrato il suo carattere. In realtà è un furbo. Cioè, nel senso, sta prendendo in giro la persona. Non dimentico mai le belle fanciulle come te. Ma come sei la principessa? Tu non sei quella che... Gitana, che cavolo fai? Beh, io... Effetto sonoro da Bud Spencer. Era la principessa Garnet, però potevi... Sono un po' più rapido. Peso! Che pastrocchio. Zon e Son, che pastrocchio. Cos'è? Questa è la rappresentazione? Stavolta sono cavoli amari. Brane ci mette le orecchie da somari. Ah, no. Andiamo, Son, andiamo già. È proprio scappata per i fatti suoi. Cioè, noi eravamo venuti per rapirla, ma lei se n'è scappata. Travestita da cappuccetto bianco. Che pastrocchio. Non è di là. Buffone con tapalle. Da Bran. Ma ok, ma chi sono questi? Comandante squadra Pluto, ingresso vietato sine condizio. Attenzione, la tipa con i boccoli è un personaggio rilevante, se no non la personalizzavano così. Ed è Beatrix. È urgente, quindi di Bonazze, già c'è una sfida fra Bonazze. È urgente. Urgentissimo.
Ikensik. Lo riferirò io alla regina. Ma la tempora currunt. Questo cita il latino. Ah, quindi comandante squadra Pluto è un altro personaggio rilevante. Ma tra l'altro è Zeniga, è il tizio, è il soldato che empatizzava con la principessa. Quindi in realtà potrebbe sapere cosa ha fatto la principessa. Qual è il messaggio? La principessa è scomparsa. Brane ci ammazza, Brane ci uccide. Va bene, aspettatemi qui. Questa c'ha l'occhio. Ma questa è Brane, madonna. Avevo detto di rimandare ogni questione alla fine dello spettacolo. Ecco, veramente, la principessa Garnet. Dove si sarà cacciata? È fuggita col ciondolo, il gioiello ancestrale. Che crede di fare quella ragazzina? Shogun Beatrix, comandi! E anche tu lì. Steiner! Il Reading Steiner! Clan umani, sesso maschio, età 33 anni, mano dominante, destra. Comandante Steiner, ai vostri ordini. Senti, trovatemi Garnet. Ma quindi Beatrix non è un personaggio che sarà dei nostri? Cioè, non la posso rinominare? Forse più avanti. Boh, forse no, non lo so. Nome fisso. Squadra Pluto. Adunata. Non se lo caga nessuno. Ah, ok, ok. Comandante. Solo in due alla adunata, per giunta in mutande. Questa è l'armatura, c'è la bella grossa. Non c'è più disciplina. Ordini di sua maestà. Come fanno a vestirsi? Stiamo giocando. Non credo ci interessi. Aspettate, non voglio abbandonare il castello. Nel caso. E che casino. Ok. Ho visto passare una ragazza con un cappuccio bianco in testa. Buono. Bene. Ma io vorrei anche ravanare. Porca miseria. Ma è enorme quest'area. Oh mio Dio, è gigantesca. Allora non ravanerò niente. Che fare? Gag. Va bene. No. Senza pane non si canta. E questa scala è salibile? Accidenti. Ravanare o non ravanare? Siamo già... Lo assaggio. Ecco perché non siamo rispettabili. La cucina d'Alexandria è la migliore del mondo. Lo dicono tutti. Di sé. Ok, questo è il quadro che ci consente in realtà di orientarci. Vediamo cosa c'è di qua. E tu? Maestro decoratore, si mangia anche con gli occhi. Ok. Andiamo di qua. Accidente, lo voglio che sia troppo grande. Ok, va bene. Ho le lacrime agli occhi. Vabbè. Capo cuoca, non è mangia quello che preparo io, è poesia. Ma sto personaggio è famoso, però. Io l'ho già visto sto personaggio con questa lingua così, eh. È un personaggio che poi farà la storia. No, non lo so. Dov'è che l'abbiamo già visto? Quindi non qui, non in Final Fantasy IX? Dov'è che sta sto personaggio? Ditemelo pure, ditemelo pure. Ah, se è però... Ah, qua, allora non lo voglio sapere. Allora non lo... No, se è Final Fantasy IX non lo voglio sapere. Ok, ok, ok. Ma diventerà un personaggio importantissimo perché è famoso iconograficamente, mi sembra.
Va bene, alla fine qua poi non c'erano gets da fare. Tutto sommato, sono dei grandi dialoghi. Scendere non ci interessa, non c'è niente. Qua c'erano i regaz, ma boh, vediamo. Comunque noi sappiamo in realtà dove andare. Che cavolo. Salvotto. Ok, sappiamo dove dobbiamo andare. Ci sta il salvotto. E ora noi siamo soltanto a donna. Già che hanno fatto un remake, mezzo remake, potevano fare il salvataggio un po' più simpatico. Sovrascrivo. Ok. I soldi ce li passiamo di personaggio in personaggio. Va bene, niente. Ciao, ti saluto. Moguri. Sei tu che hai fatto la mod? Quindi noi sappiamo benissimo dove è andata. E non si tratta di tornare indietro. Si tratta esattamente di tornare indietro. Però fatemi affacciare qui. Perché noi qua poi non ci siamo più tornati e possiamo parlare con la stronzona. È stato grandioso, mi sento generoso. Prendi questo, yeah, pietra lunare. Non so cosa sia, lo voglio anche scoprire, ti dirò di più. Abbiamo fatto bene a venire. Equip, no, oggetti sicuramente. Pietra lunare, cosa fai? Accessori di equipaggiamento. Dovremo un po' imparare come funziona questo gioco quando inizierà davvero. Va bene, va bene, va bene, va bene. Per caso mi dai altre cose? Ok, no. Questa spada, lo spaduken, non ci serve, va bene. Non te l'avrebbe data se non avessi fatto bene il minigame di prima. È stato un tripudio, quindi. Benissimo. Allora, abbiamo visto che la principessa andava di qua. Realisticamente di qua, perché percorrerà a ritroso, sicuro, secondo me. Perfetto, ho proprio indovinato. Sono contento. Bene, non di qua. Quindi, ma poi d'altra parte ce l'hanno anche detto. Andiamo di qua, abbiamo visto passare una tipa, lo sappiamo, bisogna scendere. Gioco forza, scendiamo, anche perché poi quest'area non l'abbiamo mai visitata. Abbiamo due opzioni di qua e per caso di qua. Porca miseria, non volevo andare avanti. Aspetta. Facciamo le laterali prima. Quanto. Madonna, dovrei. Villaggio di agricoltori presso i confini di Lindblom. Villaggio d'Ali. Allora, che smettiamo a leggere i libri, è finito. La principessa qui non si è vista. Questa in realtà è l'informazione che ci serve. E se mi metto a ravanare ogni parete di questo castello, non ne usciamo. Questo è il Gaia Mondo, il regalo che donò il defunto re d'Alexandre alla figlia Garrett per il compleanno. Il Gaia Mondo. Deve essere il mappa Gaia più che il Gaia Mondo. Come sarà il dottore Totto, il vecchio precettore di Garrett? La Moguri, chissà se mi sembra di no, l'opzione per rendere visibili gli interagibili. Forse c'è. Dimettiti. Ok. Non trovo la copia del salvato passerotto. L'avevo prestata alla principessa. La principessa chissà che sapeva che. Questa cosa potrebbe avere un senso. Andiamo qua. Dovrei ravanare anche quelle armature. Porca miseria. Brane, mi ha ordinato di cercare spiriti dei libri sugli spiriti dell'invocazione, ma ce ne sono davvero troppi. Hai capito? Oggi non ho visto proprio. È ovvio che la principessa è andata dritto per dritto. Il Gaia Mondo. Guarda com'è particolare adesso, al di là di tutto, il Gaia Mondo. C'è come una spaccatura e una palletta di materia di Final Fantasy VII. Vabbè. Qui direi ok. Non è che queste armature erano da ravanare. Accidenti, al ravanaggio. La soundtrack è bellissima, assolutamente. Ma non ci aspettavamo nulla di diverso. Andiamo avanti. Quindi la principessa è venuta di qua. Qui non ci sono lateralità. Scelta di inquadratura per farci vedere il nostro Zenigata. Un po' Toriyama, un po' Zenigata.
armato fino ai denti. Che devono succedere? Il pubblico è in delirio. Ma la regina mi mette la gogna se non trovo la principessa. Ok, prima che finisca Beatrix si prenderà di nuovo beffa di me. Ok, chiaro. Piacere, sono una recluta dell'esercito. Tutte vestite come Cammy. Ah, e che cosa ti devo dire? Che dialogo inutile, vai a zappare. No, aspetta. Non ho visto la principessa, ma ho visto due soldati Pluto che sono passati correndo. Questa fontana non ci dà gioie. C'è della lateralità? Eh sì, c'è della gran lateralità. Quindi di qua sono passati due soldati Pluto, corre, aspettate. Allora facciamoci di là. Toleno. Qua c'è un impezzo. I soldati Pluto mi fanno sempre la corte. Sai, i giri nuda, non so cosa dire. Per carità, ci mancherebbe altro. Tocca ai soldati contenersi. Però io mi sono, non dico perso, ma perso no però l'avrei fatta più lunga questa digressione laterale. Davvero? Credo che 100%arlo sia impensabile, perché davvero saranno delle schippate inevitabili. Ad esempio, non abbiamo assolutamente esplorato da... Non è il momento per essere stanchi. Devo cercare la principessa, ok. È là! Inseguita da Gitan. Per tutti i cavalieri di Malta. La insegue un bandito. Principessa, sono subito da voi. Aspettatemi, in realtà c'è un flirt in corso. Ehi, Katzen! A proposito di Miss di Cammy, questa è un'altra Miss di Cammy, più o meno. Sta per lanciarsi. Stile Assassin's Creed, era ovvio. Cosa ti stupisci? Non sei un gamer. Lei ricorda un po' la tizia di Attack on Titan, comunque. Ah, ma questo... Ah, no. Che peso. Ok, se ne va di là, ma noi comunque saremo dei ravanatori. Walter Polka Samba, accetto qualsiasi richiesta. Giusto, anche fai qui. Non mi dà fastidio. Scusami, ma qua c'è sicuramente del ravanaggio, non vedo. Arg. Gitan me lo vivo come il protagonista, però non so se sia corretto considerarlo tale. Ancora Carmen Caramba. Dico a te. Non te han insegnato las buenas maneras. Che roba, mi viene addosso e non chiedo neanche scusa. Cappuccetto bianco. Chiedo umilmente perdono, andavo un po' di fretta e... Io pure tengo fretta, sai? Devo andare a recitare ora. Fai la bazza, Gitan. E a te, e a ti, Zidane. Come te sembras? La mia sta cica mi pare un po' maleducata. Sì, hai ragione. Ora però lasciami parlare con lei. Come? Ma che diavolo? Ma quindi Carmen e Gitan hanno una storia?
Elizabeth, che è questa cica. Io stavo impezzando e tu ti sei messa in mezzo. E ben, ste porte che si aprono contro la mia volontà. Ste porte non telepatiche. Seguiamo. Ah, ma qui è dove tutto ebbe inizio, dove accendemmo queste candele. Interconnessione. Ti sei arresa finalmente. Non è andata esattamente secondo i piani, ma in ogni modo abbiamo la principessa. L'abbiamo messa in sacco. Nel sacco. Voi siete un membro dell'equipaggio dell'idrovolante. Ma sono semplicemente un membro, baby. Mi ha scoperto. Forse già ve ne sarete accorto, ma in realtà ti sei accorta che io sono un ometto. Io. Ma se ne siamo accorti tutti da mezz'ora, ragazzi. Io sono Garnet Till Alexandros, principessa del regno di Alexandria. Ho un enorme piacere da chiedervi, cavaliere. Non potreste gentilmente rapirmi? Avevamo lo stesso obiettivo. Ci sta. Vi supplico, adesso. Come dici, veramente noi... E Vez, è esattamente quello che volevi fare. Basta sollevare il cappuccio. Suppongo che tu abbia delle buone ragioni per voler fuggire da qui. Ok, fidati di me. E qui nasce l'amore. Vi sono riconoscente. Bene, principessa. Col vostro permesso, procedo al sequestro. Andiamo, Sverto, via qua. Principessa, stai tranquilla. Lui è Ercina, è uno dei nostri. Tra l'altro ha 3 punti ferita dall'inizio del gioco. Ah, ho capito. Scusatemi per lo spavento. Ti capisco, sai, Ercina mette paura pure ai morti. Ah, che stai a dì, bella. La tua de faccia. A quanto pare sì, perché pare sia la donna più bella dell'universo. Principessa. No, ma... Va bene. Segui a Ercina. Ok. Sicuramente Zenigata sarà con noi, dai. Ovvio. Questo si chiama Cina. Vi conosce come siete a casa vostra. Ah, non lo sapevi che c'era la botola. Dai. Dai. Ma uno deve rimanere sopra, però. Scusate, come la chiudete tutta sta bazza? Siete papa? Ma io, ma che piano è? Ma che piano è? Vabbè. Almeno vanno avanti. Oh, ma non è realizzata bene questa cosa. Doveva... Ma palesemente ci passeresti. Potevano farlo fare a Steiner, che almeno era ciccio. È stato sono stati il... Gli autori sono stati più svegli di me. Quindi in realtà tocco di classe. Bella, era blank. Si casca dal pero. Mi è piaciuta sta gag, bella lì. Quindi sapeva cosa faceva anche Arcina, ovviamente, perché era coperto. Che agilità principale. Gitan è un seduttore folle, tra l'altro. Mi sono già innamorato. Questo ha perso la testa, ma capisco che questa ovviamente deve interpretare la bellezza, no? Irresistibile. Ma... Un arrapato folle, non volevo dirlo, però insomma. Vero cascamorto. Da piccola sono stata campionessa di salto alla corda. Hai stoffa, saresti una ladra perfetta. Di questo ne parliamo più tardi, ora fuggiamo. Hai stoffa anche sulla testa? Ok. Questo è il motore.
Giro il volante. Oh, oddio, oddio, oddio. Eventualmente, ma ci pensiamo. Cosa facciamo ora? Sarà da girare allora qualcosa. Finimo il teatro e scappiamo. Voglio il Muguri. Voglio il Muguri mod. Dov'è il Muguri? Muguri, 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 Muguri. Mettetemi qua il Muguri. Quo vadis. C'è il vostro cavaliere ora a darvi ausilio. Ecco, e sappiamo che è il nostro amico. Siete salvo. Bravo soldato, una mossa encomiabile, degna dei Pluto. Principessa, non tema, adesso la rapiamo noi. Che dici? È simpatica questa. Questo gioco delle parti, è carino. Chi siete voi? Noi siamo quelli che. Ci prenderemo cura? Ah, mi. Ah, peso. Ora si combatte. E ne abbiamo uno che ha 3 punti ferita, tipo da sempre. Il seduttore, quando è uscito, oggi si dice molestatore. Davvero. Della principessa. E quindi combattiamo tra gente che vuole bene alla principessa e la vuole salvare. Noi innamorati dopo un minuto, come si conviene. E lui da sempre empatico con lei. E legale buono. Ma no, Ercina non è messo così da solo. Io vado di spammone, dai. Sta parte deve essere quasi semi-automatica. Mancato, ai. Non butta bene, forse sarebbe il caso di vedere che altre cose possiamo fare con Gitano. Tecnica? No, che gambe, no? Non so neanche cosa sia. Ah, non è che abbiamo chissà quali. Ah, ma è andato giù Ercina! È morto Ercina! Bad ending? Avete visto tutti quegli insettini famosi? Non dovevo usare la tecnica nuova ora, che succede? Ah, rubare. Ah, questi insettini fanno paura alla gente. Quindi, i due insulsi e Steiner... Li seminiamo. E c'è tempo per il flirt, mentre il nostro capo, Relier. Va 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 va. Ok. Poddu. Che disonesto. Puddu. Che miserabile. Sono queste coppie comiche. Marcus, ragazzi. Non ti posso amare la mia Cornelia. Quando Cornelia ricambia il tuo amore, non permetterei mai che mia figlia sposi un plebeo come te. Al terzo rintocco della campana, tu sarai morto. 2. C'è un Deus Ex Machina. Da dove usciamo? Maledizione. Numero 2. Principessa, continuate a recitare. Dove caspita siamo? Ah, deve quindi mettere in scena. Sì, brava, così. Ho sempre voluto fare l'attrice io. Raga, ma che cosa cazzo? Il tizio Steiner è... Perché cacchio... Starete insieme nella morte. Mega boss fight.
quindi nella trama rientra bene, perché così il principe sarà sconfitto. Ma lei conosceva lo script? Conosceva lo script? Com'è morta veramente? L'aveva letto, perché prima in libreria non si trovava. Ha letto il libro. Bravi. Bravissimi. Ma pensa a te. Non sa quanto male ti ha fatto. Figlia mia. E lui ci crede. Cornelio. La dolce luce dei tuoi occhi. Non mi rimane che suicidarmi. La regina, vabbè, ok. Non voglio fare body shaming, non so. Che spettacolo commovente. Oh, che storia strappa lacrime. Che lacrime strappa storia. Ma guardate dove è finita. Ma è davanti ai tuoi occhi, sciocca. Carino lo spettacolo. Sì, però lui deve entrare nel party, quindi qualcosa deve accadere adesso. Vivi. Ma Vivi è fatto di ombra. Si è chiaramente commosso. Ha messo... Sì, è un maschio, sì. Scappiamo. La platea è fatta principalmente di cani. Ma questo da fuoco, e questo arriva da fuoco. Ma era un caster. Abbiamo scoperto che era un caster. Finiamo la sceneggiata dei Tantarus. La principessa è in gran forma. Steiner, non mi seguire più, capito? Ma tanto sarà parte del party assieme al nostro amico Vivi, sicuramente. Ho giurato di seguirvi ovunque. E allora unisciti al gruppo, dai, sarà così. Principe. Ma perché è svenuto Vivi per la magia troppo potente? Mi sono solo bruciato un po'. Ah, perdinci. Ok, meniamo sti stronzi. Allora, siamo in 4, ma lei è un caster. Lei è la principessa. Iniziamo a fare cose. Magia X, Zankta. Sprecata. Invoca. Sì, magari. Non vedo. Vai, vai, giusto. Facciamo così. Ho sprecato sta cosa, zero danni, ottimo. Ma chissà cosa era, tra l'altro, non ho neanche aperto il... Ah! Vivi! E lascia vivere. No, errori. Lei deve castare. Ok, lui scappa, meno male. Ma chi è che sto usando? Marcus è lui. E Marcus ha fatto una cosa inutile. Cosa? Aspetta. La magia più tremenda al mondo. Ma è una gag. Ah, perché sì, forse è una cosa che lui in realtà non è un vero combattente. Magia bianca. Energia. Recupera HP. 32 su quanto, però? Il buon lui. Ah, ok, lo posso sapere. Tempo 60, molto bene. Beccatelo. E tu fai un bel attacco a Steiner, dai. Lei è una curatrice, quindi. Non vediamo l'ora di levarcela dal gruppo. No, non è vero. Dipende. Allora, siamo Vivi, che ha magia nera e ha faia. Tu sei Marcus, che sei più una gag. Ok, Garnet. Vabbè, mi sembra che abbiamo vinto, perché non ho più
Uff, ma non finisce qui. Ok. Allora, questo rumore è che stiamo per decollare, immagino. Ok. Il segno del time out è il loro saluto. Quante cutscene comunque ti davano subito all'inizio? Ti filmati, sarebbe più giusto dire. Ovviamente sempre pronti all'uso. Questi catenacci. Quindi, ma dove andiamo? Comunque hanno scelto uno stile, cioè tutti i personaggi sono come infantili, come tutto il mondo è popolato di bimbi. Ma quindi vince il male, ma è finita, è game over. Ah, questo è un boss, oh no. Ai, però ora combatterà Steiner con noi, sicuro. Una fence, ma incredibile, Steiner, de merda. Allora, sicuramente non faremo fire su fire. Allora, Garnet è quello che... è lei, Garnet, scusate. C'è qualcuno molto ferito? Ma in realtà Zidane, perché... da prima. Poi abbiamo magia nera, fire su Steiner. Tu sei Marcus? Ah, Marcus ha sta magia X, ma è una presa per... Ma io non posso attaccare quel coso. Chi sono? Ma perché sta cagata? Almeno lui fa dei danni. Medeor. Ma fai qualcosa a sto giro oppure no? Zero, è solo una gag, mamma mia. E chi sono? Sono Marcus che attacca. È una gag, sì. Sono Zidane che non può fare altro che attaccare Steiner. Beh, con la curatrice siamo cabinati, eh. Non capisco la presenza del coso lì dietro, forse una sorta di timer sul combattimento. Letale. Aia, eh sì, tra l'altro molto Final Fantasy. Siamo in tutta scelta, direi. Siamo veramente nella merda. Non so che cavolo fare. Faccio un attacco tanto per fare qualcosa. Vivi. Cos'è, Simba? Siamo morti. Ma muore mai? Muore mai Steiner, quindi farà... è scriptato perché io perda. Aia. Capisce che deve stare dalla nostra parte. Ah, Steiner non si era letteralmente reso conto del coso lì dietro. Comunque scripted. Sì, erano per la recita, l'avevano capito. Sembrava quasi il tema classico. Quindi mille danni, ma scappiamo mentre lei vibra. No, forse non scappiamo. Aia. Qua distruggiamo la casa di qualcuno. Decine di morti. Perché la principessa è voluta scappare insieme a me? Questo è il villain del gioco? No, sicuramente no, figuriamoci. Ci sarà un Sephiroth. E questo mare di nuvole da cui siamo arrivati, eh? Precipitiamo, brutta gag. Vorrei però fare un salvotto. Si può salvare. Maguri. E quindi cosa c'è sotto quel mare di nuvole? Una foresta. Una foresta perennemente all'oscuro,
di tutto nell'oscurità. È il bad ending. Quella ragazzina insolente. Chi se lo immaginava che me l'avrebbe fatta sotto il naso? Perché ha preso il coso arcano, diceva, no? Zon. Son. Sono pronte quelle cose. Sì, regina, reginella. In un attimo Garnet è più morta che bella. Ti ho forse detto di ucciderla? Riportatemi Garnet, viva. È più morta che bella, mi è piaciuta. Ok. Aia. Gitan. Potrò rinominarlo. Come immaginavamo, non parti con il mega mezzo volante, figurati. Proprio in questa foresta, sì. Non ce n'è stato uno che è tornato vivo da sto posto. Va tutto a fuoco. Vai a spegnere l'incendio. Dare una mano ai feriti. Che cosa dovevi mai fare, tra l'altro? Vabbè. La mercanzia, armi, oggetti, tutto quello che potrebbe esserci utile. Ok, 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 ok. Ora sono cazzi amari, va bene. Sentiamo già i suoni della foresta. C'è un moguri, abbiamo vinto. Cioè, il moguri. Devo prendere sto fuoco, non posso far mica tutto io. Sono cadaveri. La principessa, pesissima. Capito, B.I. Poddu. Rapita poi schiacciata. Vuole salvare? Hai volato via. Convenientemente. Evento in tempo reale. Non succede niente. Terrore nella foresta. Che cos'è terrore nella foresta? Ah, beh. Anche loro sono stati sbalzati, in realtà. Quindi abbiamo un caster e una curatrice. Con natiche che degna di... Avete capito. No, non Yoko Taro, anche se sì. Raga, un vuoto mentale. Raga, oh. To be anche. Raga, come cavolo si chiama il protagonista di Metal Gear? Sono impazzito. Come si chiama? Ma raga, sto veramente spegnendo il cielo. Come si chiama il protagonista di Metal Gear? Snake, ma raga, ce la posso fare? Mamma mia, scusatemi. Wow. Salvo. Bella lì. Erano delle natiche. John. Degne di Snake. Ok. Tra l'altro anche lui... Non l'abbiamo ancora visto. Va bene. Va bene. Direi che 2 ore e 12. Beh, abbiamo fatto un po' di introduzione, ma si sta. Fatemi solo capire una cosa. Quindi davvero devo sempre aspettare il Moguri per salvare? Sembra di sì, sembra di sì. Ok. Va bene, ragazzi. In open world, no. Ok, va bene.
Ragazzi, abbiamo iniziato. Carino, non è neanche iniziato praticamente. Se la stanno prendendo molto comoda, ma non mi immaginavo. Ci sono altre 6 ore di prologo. Perfetto. Vediamo di tenere botta. Diamo ovviamente il tempo al gioco di svilupparsi, altrimenti che lo stiamo facendo fare. Io vi saluto perché ci vediamo alle 18, sempre qui per un talk. E quindi ci vediamo in realtà tra meno di 2 ore.